Buongiorno, sono Badino Giacomo, uno dei lavoratori dell'azienda Agrisapori, nonché il figlio di uno dei titolari. In questa azienda facciamo diversi tipi di lavorazione di formaggi. Naturalmente il latte dei formaggi che produciamo deriva dalla nostra azienda di famiglia, dove abbiamo due tipi di allevamento, un allevamento di vacche frisone solo per la produzione del latte, mentre l'altra razza che alleviamo è la razza fassona piemontese per la produzione della carne. Produciamo tre tipi di formaggi dal nostro latte, un formaggio a pasta morbida dolce che l'abbiamo chiamato Maggetta, un formaggio frisun che è una lavorazione, si può dire, simile al Castelmagno, noi diciamo così perché è una pasta che si sbriciola, stagionato sopra i 10-12 mesi, è molto buono e si presenta molto bene a tavola per cucinare gnocchi, paste. Abbiamo anche un formaggio a pasta compatta che viene chiamato Pralò. Naturalmente questi nomi non li troverete su altri formaggi perché sono nomi che gli abbiamo dato noi. La Maggetta si chiama Maggetta perché prende il suo profumo e la sua particolarità del gusto e del profumo dagli sfalci di erba che vengono tagliati nel mese di maggio e vengono poi usati per alimentare le vacche durante tutto l'anno, sia sotto forma di insilato sia sotto forma di fieno secco. Il frisun si chiama frisun perché dalla razza frisona, dalla vacca frisona, e come ho detto prima ha una pasta che si avvicina molto a quella del Castelmagno, mentre l'altro formaggio, Pralò, abbiamo dato questo nome a questo formaggio pensando al paese di Pralormo dove è nata l'azienda Agrisapori. L'azienda nasce nel 2007 e viene fondata da mio padre e le sue due sorelle. E viene fondata prima di tutto per dar lavoro a noi giovani e seconda cosa per cercare di valorizzare il latte e la carne prodotti nell'azienda agricola La Franca, che è l'azienda di famiglia. Il latte che viene usato all'interno di Agrisapori è tutto latte vaccino e le lavorazioni dei formaggi sono tutte lavorazioni a latte crudo e il formaggio viene prodotto solo ed esclusivamente in paioli di rame che arrivano dalla Valle d'Aosta. L'azienda vanta circa 450 capi suddivisi tra le due razze, all'incirca sono 400-410 capi di razza frisona, mentre le altre sono di razza piemontese. Quelle di razza piemontese vengono lasciate allo stato brado e vengono tolti solo i vitellini per essere poi allevati per la produzione della carne di razza fassona, mentre l'altra parte di capi di razza frisona viene utilizzata per la produzione del latte naturalmente. L'azienda attualmente ad oggi ha all'incirca 220 capi in lattazione, sempre di razza frisona. Il latte che producono questi 220 capi, una parte viene commercializzata all'industria, mentre l'altra parte viene utilizzata all'interno dell'azienda Agrisapori per produrre questi ottimi formaggi e anche dell'ottimo gelato. All'interno dell'azienda Agrisapori lavorano le mie due cugine, che sono Carlotta e Valentina, che si occupano, diciamo, di controllare tutto il personale, di far sì che tutto fili liscio, mentre io e mio padre siamo addetti alla produzione del formaggio e anche mio fratello. Mio fratello Giorgio è addetto alla produzione del gelato. Sono Badino Aldo dell'azienda agricola La Franca. Abbiamo, come vedete, fatto questo impianto per recuperare da tutti i reflui zootecnici una produzione di gas ed azzerare l'emissione in atmosfera di gas serra. Quindi con questo impianto tutti i liquami della nostra azienda vengono messi in queste vasche e tutti i giorni vanno dentro il digestore che è qui alle mie spalle e da questo digestore vengono con tutta una serie di lavorazioni aspirati i gas e messi in questo motore che produce 100 kWh
24 ore su 24, cercando di inquinare il meno possibile. Usiamo tutto questo calore prodotto dal motore anche per la produzione dei nostri formaggi. I nostri ottimi formaggi vengono solo venduti nel punto vendita Agrisapori, che è il punto vendita di famiglia. Inoltre, se venite per comprare i formaggi, potrete scoprire tutto quello che vi possiamo offrire, dal gelato agli hamburger di razza Fassona. Un posto stupendo dove passare tranquillamente tutta la giornata con i vostri bambini e con le famiglie. Possiamo organizzare anche feste. Il bello della nostra azienda è che tutti i giorni, a qualsiasi ora, anche alle 6 di mattina per venire a mungere, potete venire a visitare la nostra azienda e le nostre stalle. Potete entrare nelle stalle, girare liberamente, i vostri figli possono accarezzare le vacche di razza Frisona, possono, diciamo, scorazzare per l'azienda. Qua non c'è nessun pericolo ed è un angolo di natura ricavato all'interno del Piemonte, nel paese di Pralormo.